mio papà è uno di loro. Un supereroe. Sì, è andato via a salvare il mondo. Anselmo è un bambino difficile, apparentemente con qualcosa in meno degli altri, abbandonato dal papà, una mamma sola, appassionata di fumetti, affetto da un disturbo dello sviluppo cognitivo. Vivace ma chiuso in un cerchio magico che potrebbe salvarlo, deriso dai compagni di scuola ma con il cuore che palpita per il grande amore di sempre, Angelica, inizia a credere di essere un supereroe. Sono tornato davanti a casa tua 9123 volte, una volta al giorno. Il sogno da adulto si trasforma in realtà. Anselmo di giorno vive in una casa famiglia insieme a un gruppo di persone affette da disagio mentale, di notte è un supereroe che cerca di risolvere torti e difficoltà. Che fai la notte? Vai a correre? C'è qualcosa di affascinante in questo Copperman, in primo luogo il fatto che è un supereroe senza esserlo davvero. Ma soprattutto la certezza, i genitori che hanno un figlio in casa colpito da questo tipo di difficoltà lo sanno bene, che si può essere diversi, avere magari apparentemente qualcosa in meno, ma senza rinunciare ad avere e a dare qualcosa in più. Se puoi sognarlo puoi farlo, ha detto qualcuno. Per Copperman la realtà assume i connotati della fiaba e la risposta alla nostra fragilità è nella follia, nella fantasia e anche e soprattutto nell'amore. Il mio nome è Copperman.